non ha nessun potere. Il Presidente del Consiglio dei Ministri riteneva di avere mandato in Parlamento un focoso destriero puro sangue. Quando viene fuori il suo disegno di legge, diventato legge e corretto dal Parlamento, se gli va bene, invece che un destriero puro sangue, viene fuori un ippopotamo. Sulla sinistra ha detto che il governo aveva perso la bussola, i suoi giornali hanno fatto una campagna totalmente anti-italiana, viene da dire che sono pronti per una dittatura che dice: ecco, questa qui è la manovra, prendi e basta. Bene, nessuno avrebbe potuto fare di più e non c'è tecnico al mondo che sarebbe riuscito a fare il miracolo che noi abbiamo fatto. Sapete l'età che ho, non mi piace di ripeterla, no, ma io la ripeto tranquillamente, la sapete tutti, no? Sì. Sì, sì. Sì. Sì o no? Sì, ma non li di voi. 27 anni. Per quanto riguarda il passato, no, non c'è nulla che io possa considerare un errore vero. Nel 94, con la mia discesa in campo, l'ha ricordata la Presidente, siamo riusciti a impedire la presa del potere in Italia da parte dei comunisti e dei comunisti ortodossi. Gli umani sfoghi credo che ce li abbiamo tutti, no? Soprattutto sono sfoghi che abbiamo il diritto di fare. E sulle considerazioni personali, chi di noi non ha detto una volta con gli altri che sistema di? Ma ci sono due persone che stimo sopra gli altri, uno si chiama Angelino Alfano e l'altro si chiama Gianni Letta. Il mio pensiero non recondito, ma più volte dichiarato, è quello di vedere prossimamente Gianni Letta, Presidente della Repubblica, e Angelino Alfano, Presidente del Consiglio dei Ministri. E io mi ricordo una volta ho fatto crepare d'invidia un Presidente francese, di Repubblica Francese, che aveva enumerato un po' i possedimenti artistici della Francia, gli ho tirato nei denti 100.000 chiese e monumenti che sono classificati come beni universali dall'UNESCO. 100.000. Per la situazione politica e giudiziaria questo paese viene voglia di dirti di scappare, ma statene certi, io voglio restare qui con voi perché questo sistema dobbiamo cambiarlo. Io ho una grande considerazione di me stesso. Quando mi guardo nello specchio non ho nulla da rimproverarmi. Per la vita privata io credo di essere una persona diamantina, generosa, che ha rispettato sempre tutti, che ha aiutato tutte le persone che ha potuto aiutare. Certo che se guardate i giornali e le cose che si inventano loro e i loro giudici di sinistra, questo non appare vero, ma sono tutte invenzioni. Per un fioretto che risale a quando avevo 25 anni, 24-25 anni, non ho promesso a me stesso e a lui di non ballare e non ho mai ballato più da quando avevo 25 anni a questa parte. Per altri due fioretti, uno credo a 26-27 anni, non ho mai più fumato, mai più fumato, e mi ha fatto bene. Tre, non ho mai più giocato. Io non ho mai più giocato da quando mi sono impegnato a non giocare mai, non ho mai più giocato nemmeno al totocalcio. Quindi almeno queste tre cose ce le ho. Qualche altra cosa che non considero un vizio mi è rimasta e spero che mi rimanga negli anni. Di quei paesi il baciare la mano, e io l'ho fatto adattandomi a quelle che erano le regole del cerimoniale di quel paese, e quindi ho fatto un atto non di sottomissione ma semplicemente un atto di educazione nei confronti di Gheddafi. Gheddafi aveva posto un cartello di 36 metri fuori dall'aeroporto di Tripoli con io e lui, io unico leader occidentale che davo la mano a Gheddafi. A un ragazzo che oggi volesse fare politica, tu che messaggio, che consiglio daresti? Assolutamente non quello di considerare la politica una professione e di fare il professionista della politica.
Quindi noi a quei ragazzi 150 anni fa e a questi ragazzi dedichiamo una delle nostre magliette che porta una frase di Goffredo Mameli che dice: è tempo d'azione e di sacrificio, facciamo che i posteri non abbiano a maledirci. E te la regalo. Grazie.